Sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni per la Juve. Due perse, una vinta nelle precedenti occasioni. Nel 1973 la sconfitta arrivò proprio dai lancieri olandesi dell'Ajax. Loro schieravano gente come Cruyff e Neeskens. Nella Juve una mitica bandiera, Beppe Furino. Ritornando nel tempo di allora, l'impressione che ho è che probabilmente la finale fu un evento molto importante nella nostra vita calcistica. La nostra era una squadra sufficientemente giovane ancora allo stato iniziale, perché era nata 2 anni prima, e quindi al di là del valore dell'Ajax, probabilmente era più forte di noi, almeno quell'Ajax, noi subimmo un po' l'impatto della finale, e quindi l'emozione di affrontare una partita così importante. Probabilmente questa emozione ci giocò un brutto scherzo. Noi abbiamo dormito non solo nella fase dell'ultima fase, quella del colpo di testa, dove Rep è stato bravo, ma l'errore l'abbiamo commesso noi a centrocampo, che non siamo andati a contrastare sufficientemente l'avversario. Devo dire che quella squadra era una squadra composta da ottimi campioni, da grandi campioni, come Cruyff era l'emblema di quella squadra, però c'erano altri giocatori come Surbeer, Kroll, come Neeskens, come Han, ed era una squadra che aveva portato delle novità a livello di gioco che sono valide ancora adesso. Devo dire che la formazione che fu messa in campo per me era una formazione troppo sbilanciata in avanti, in quanto giocavamo con tre punte come Altafini, Bettega e Anastasi, e probabilmente era un lusso che non potevamo concederci contro un avversario simile. Nel 1983 un'altra sconfitta. Juve grande favorita, Amburgo un solo tiro in porta e la vittoria. Peccato, quella era una grandissima Juve con tanti campioni, fra loro Roberto Bettega. È un'emozione particolare, per uno juventino lo è assolutamente, anche proprio per i ricorsi storici che vengono alla mente quando si parla di Champions League per la Juventus. Quindi credo che se la finale di Champions League, la coppa più ambita e più prestigiosa, è comunque un'emozione, per noi juventini lo sarà ancora di più. Roberto, che ricordo hai di questa partita? Molto deludente, perché era la mia ultima partita nella Juventus dopo 23 anni di militanza con la maglia bianconera, quindi non potevo sognare che una chiusura di carriera con una coppa, che era sarebbe stata la prima Coppa dei Campioni della Juventus. Non ci sono riuscito, e questo non sono mai riuscito a digerirlo. Se uno ripensa a quella formazione o mette a confronto le due formazioni Juventus-Amburgo, credo che si ponga ancora adesso il quesito perché o come abbiamo fatto a perdere. Io, come molti purtroppo dei miei compagni, non riuscimmo a dare quanto dovevamo o potevamo dare. Il gol di Magath è una fatalità, è un tiro strano che si infilò dove non doveva infilarsi. Finalmente la Coppa dei Campioni nel 1985. Con un gol di Platini è battuto il Liverpool, in un giorno però nel quale il vero sconfitto è lo sport. Il tifoso bianconero aspetta Roma anche per questo. In campo, quel giorno a Bruxelles fra gli altri, Antonio Cabrini. Era una finale tanto voluta quanto desiderata, perché era da molti anni che la Juventus non riuscì ad arrivare a un traguardo del genere, cioè una finale di Coppa dei Campioni. E quindi c'era grande entusiasmo attorno alla squadra, intorno alla società, e c'era soprattutto grande ottimismo per questa partita, perché si incontrava una squadra sì blasonata come Liverpool, però che noi avevamo già battuto
durante l'annata, e quindi sicuramente eravamo consapevoli di poter ripetere questa impresa. E a quel punto è successo l'imprevedibile, nel senso che, come ormai tutto il mondo sa, il servizio d'ordine non ha funzionato a dovere. Si è venuto a contatto tra queste due tifoserie, tra la tifoseria juventina e quella del Liverpool, ed è successo quello che poi le immagini sono state riportate su tutti i telegiornali, in tutte le televisioni del mondo. E quindi cosa è rimasto? È rimasto della grande amarezza, perché nonostante la vittoria poi è stata giocata dal primo 90° minuto, però con la tristezza nel cuore per quello che era successo. Sono fuori dall'ambiente del calcio da diversi anni, però se potessi dire la mia, è una finale, è una partita di calcio, è una finale di Coppa dei Campioni, è un traguardo importante, direi quasi irripetibile nell'arco della vita di professionistica di un calciatore. Bisogna vincere. Io ho fatto due finali di Coppa dei Campioni, una vinta in quella dell'Eisel nell'85 e una persa malamente in Grecia ad Atene. Mi sarebbe piaciuto vincerla col risultato di Bruxelles e avere avuto alle spalle i tifosi che avevamo avuto ad Atene nella prima finale di Coppa dei Campioni. Ecco, avere vorrebbe dire avere un uomo in più in campo. Penso che l'Olimpico potrebbe essere veramente in quella serata l'uomo in più per questa Juventus.